Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arancianina e oggi andiamo a vedere insieme come si fanno i salatini al parmigiano, un salato che vi farà di sicuro comodo negli aperitivi e che si può anche usare come snack in qualsiasi momento della giornata, e oggi vediamo assieme come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 250 g di farina 00 setacciata, 150 g di parmigiano, 75 g di burro, un uovo e 50 g di panna acida oppure yogurt magro. Ora mettiamo tutti gli ingredienti nella boule partendo dalla farina, al parmigiano grattugiato, poi al burro tagliato a pezzettini, ok, a seguire la panna acida e infine l'uovo. Ora non ci rimane altro che mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo. Ecco il nostro impasto ben amalgamato. E ora non ci rimane altro che metterci sul piano di lavoro un pochino di farina, ma anche sopra il nostro impasto. Stendiamo un pochino la farina e ora non ci rimane altro che stendere il nostro impasto con il mattarello fino a formare un'altezza di circa mezzo centimetro. Ora tagliamo i bordi in eccesso del nostro rettangolo. Ecco, così verrà perfetto. Molto bene. E ora pratichiamo, diciamo, delle striscette lunghe all'incirca 15 cm e larghe 1 cm e mezzo. I salatini che siamo riusciti a creare, ora li disponiamo su una teglia con carta da forno, in questo modo. Molto bene, ora li spennelliamo con un uovo sbattuto. Così durante la cottura diventeranno belli dorati. Poi per chi volesse può mettere sopra semi di papavero, semi di sesamo, qualsiasi cosa in base al suo gusto. Successivamente lo metteremo a forno ventilato 155 gradi per 15-20 minuti, ossia fino alla doratura. Noi abbiamo optato per sesamo e peperoncino, che sarà molto buono secondo noi. E poi li mettiamo nel forno e ci vediamo tra poco. I nostri salatini dopo la cottura, guardate che belli, che croccanti, che dorati. E ora per vedere quanto sono buoni ne mangio uno assieme a voi. Prendiamo questo, guardate come sono all'interno, una deliziosità, fuori tutti croccanti, dentro belli morbidini, sono veramente buonissimi. E ora ne mangio questo pezzettino assieme a voi. Sono buonissimi, veramente deliziosi, li dovete provare, ve lo assicuro che sono veramente deliziosi. Ragazzi, la nostra puntata finisce qui e noi vi aspettiamo numerosi nella prossima puntata. Tanti like, tanti commenti, come spero che sia,
e vi auguro una splendida giornata a tutti. Ciao a tutti, ragazzi!